Allora, Eugenio, di ritorno dall'esperienza di Firenze, dei cosiddetti rottamatori, in realtà l'esperienza promossa da Renzi e da Civate si chiama Prossima Fermata Italia. Che clima c'era in questa convention molto particolare? Un bellissimo clima, un clima di grande fiducia, un clima propositivo, un clima dato da persone che credono che l'Italia si meriti un futuro migliore, un futuro fatto di proposte concrete, di persone che sanno anche dimostrare sul campo di saper fare bene, di persone che amano il loro paese e che vogliono dargli di più. Più che rottamare, quindi si è parlato proprio di futuro. Assolutamente sì, infatti il titolo della manifestazione era Prossima fermata Italia, parole non scelte a caso, date dal fatto che le persone coinvolte sono persone che stanno già dandosi da fare, che credono nella politica, che credono nel loro paese. La parola prossima anche per dire il significato di essere vicino alle persone, ai bisogni delle persone, vicini al proprio paese. E l'obiettivo è appunto l'Italia, dare all'Italia un futuro migliore di quello che non ha avuto in questi ultimi anni. Tu hai aperto gli interventi del sabato mattina, interventi che erano molto corti, 5 minuti massimo per ogni relatore. Di cosa hai parlato in 5 minuti? Beh, intanto diciamo che questa dei 5 minuti è stata una sfida veramente tosta, ma direi vinta, perché chiedere di intervenire in un limite massimo appunto di 5 minuti e dire qualcosa di importante in 5 minuti non era così scontato. Eppure tutte le persone che sono intervenute hanno saputo in 5 minuti dire qualcosa di significativo e di importante. Nel mio intervento ho parlato di ambiente, ho parlato di risparmio energetico, ma anche del fatto che questo risparmio produce anche risparmi economici, che valgono qualcosa di importante per le casse dei comuni, soprattutto in questo periodo di crisi, di finanziamenti che mancano, di soldi che vengono sempre meno. Ho parlato di ambiente declinandolo con alcune iniziative che il nostro comune in questi anni, in questi ultimi 3 anni, ha saputo mettere in pista. Un regolamento edilizio che impone di costruire soltanto in classe energetica B oppure A e che di fatto sta producendo costruzioni che sono quasi tutte ormai edificate in classe energetica A e che portano sensibili risparmi in termini di emissioni di CO2, con risparmi di metano che non viene consumato, con bollette energetiche che sono più basse per le famiglie. Ho parlato del nostro piano di governo del territorio che contiene un elemento di grande innovazione. L'abbiamo approvato pochi giorni fa, il 30 di ottobre, e la compensazione ambientale preventiva che abbiamo inserito in questo documento rappresenta di già qualcosa di innovativo, di nuovo sul panorama delle scelte urbanistiche. Il fatto di dover cedere al comune 4 metri quadri di verde per ogni metro quadrato di superficie lineare piana costruita rappresenta una grande novità. Ho parlato anche del bando che il nostro comune ha realizzato per la gestione calore, che consente alla nostra amministrazione di risparmiare risorse economiche in termini di gas, di calore che utilizziamo, e al tempo stesso con un meccanismo importante, innovativo, legato ad una ESCO, una Energy Service Company, consente al comune di vedere rinnovati nei prossimi anni praticamente tutti gli impianti energetici della nostra città. Impianti rinnovati, si consuma di meno, si risparmiano soldi e si immettono nell'atmosfera minori inquinanti. E poi ho accennato anche agli interventi che stiamo facendo di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, del fatto che stiamo mettendo sui tetti di alcune strutture pubbliche pannelli fotovoltaici, della mobilità ciclabile che abbiamo implementato, insomma, di tante buone pratiche che stanno facendo della nostra città un buon esempio in campo ambientale. Infine una battuta interna al PD. Contemporaneamente alla riunione di Firenze c'era anche la riunione dei circoli a Roma, in cui Bersani ha chiesto ai rottamatori giovani e meno giovani che a Firenze stavano parlando rispetto e amore per la ditta partito. Qual è la risposta che viene da Firenze a questa richiesta di amore, di lavorare tutti insieme per la ditta? Ma direi che la risposta è stata la 3 giorni in quanto tale, una 3 giorni ricca davvero di spunti, di proposte, di parole chiave per il futuro del paese. Io credo che Bersani, se fossi Bersani, accoglierei questo grandissimo patrimonio di proposte, di energie, di vitalità, di speranza, direi anche
di stupore per il clima che c'è stato, lo accoglierei e lo utilizzerei per il futuro del PD e il futuro del paese. Non c'è stata contrapposizione a Firenze. Certo, il discorso del rinnovo della classe dirigente resta un tema che deve essere affrontato, perché credo che non sia normale che i dirigenti, i leader nazionali, sia del centrodestra che del centrosinistra, siano gli stessi negli ultimi 15 anni. Negli altri paesi assistiamo al fatto che ci sia un rinnovo della classe dirigente ogni qualvolta qualcuno perda le elezioni. Noi dobbiamo dire grazie a chi in questi anni ha tirato la carretta, ha fatto cose anche importanti e positive, però il futuro deve essere un futuro fatto anche con persone diverse e con idee diverse. Ce lo chiedono tanti italiani, ce lo chiedono tanti elettori del PD e del centro-sinistra, non possiamo deluderli. Grazie. Grazie a voi.